Al paziente vengono applicate quelle che si chiamano le mascherine chirurgiche, che hanno una barriera che non permette la fuoriuscita appunto delle piccole particelle, e questa viene applicata a tutti i pazienti quando vengono messi in isolamento. È questo uno dei dispositivi in caso di un paziente affetto da coronavirus. Siamo al pronto soccorso di Arezzo, dove la macchina della sanità aretina è pronta per ogni evenienza. Innanzitutto, se il soggetto sospetto, e per sospetto è una cosa abbastanza precisa, è un soggetto che deve aver avuto dei contatti o con persone infette o provenire da zone dichiarate come infette. Quindi non basta avere una febbre, ovviamente, e aver visto passare un cinese per la strada. Ecco, ci vuole un contatto stretto. In questo caso il 118 ha l'ordine di trasferire il paziente non in pronto soccorso, ma di saltare il pronto soccorso, quindi c'è una centralizzazione verso due ospedali della nostra zona, che sono Arezzo e Grosseto, in cui c'è il reparto di malattie infettive, e il soggetto viene portato direttamente in una stanza di malattie infettive, quindi non passa in pronto soccorso. Qualora si dovesse invece presentare in pronto soccorso e al triage emerge questo sospetto, viene immediatamente fatto accomodare, dopo aver posizionato la mascherina nella sala degli infettivi, e da lì poi abbiamo fatto tutte le procedure e poi trasferito in sicurezza, sempre in malattie infettive. Meno persone possibile hanno contatto il sospetto, e poi c'è un percorso che evita appunto di intrecciarsi con altre persone. Per quanto riguarda il personale, devono avere barriere per gli occhi, quindi gli occhiali, perché anche la mucosa congiuntivale potrebbe essere una via per infettarsi, le mascherine con il filtro FPP2, FPP3, però vanno benissimo le FPP2, che sono queste qua. A che servono? Servono per non inalare quelle che sono le particelle piccole, quindi è una protezione in ingresso per l'operatore. Devono indossare quello che è il camice a rischio biologico non sterile, non serve che sia un presidio sterile. E poi ci sono la parte dei cappucci per i capelli, per raccogliere i capelli per la testa, e poi ci sono le soprascarpe da mettere sopra gli zoccoli o le calzature degli operatori per essere più possibile isolati. Come dovete agire anche nell'indossare questi presidi? Allora, nell'indossare i presidi vengono indossati nella zona filtro prima di entrare nella stanza isolato, per evitare appunto il contagio. Quindi gli operatori si vestono fuori e si vestono anche più strati, anche i guanti sono messi due paia, perché al momento della svestizione la parte che i guanti che sono, possono essere stati contaminati devono essere rimossi, e con i guanti che rimangono sotto uno può provvedere alla svestizione, raccogliere gli indumenti negli appositi rifiuti. Il messaggio più importante però verso la popolazione, gli operatori sanitari, è che il coronavirus non sta girando in Italia. In questo momento il virus in Italia non sta girando, non sta circolando, quindi questo è un dato che dobbiamo sempre dire, perché mette tranquilli, dovrebbe mettere tranquilli sia gli operatori che ovviamente la gente comune. In questo momento non c'è circolazione di virus. Comunque noi ci stiamo preparando, ovviamente, in risposta ad eventuali o contagio o sospetto di contagio. Io lo so che quando un operatore dice la situazione è sotto controllo, tutti alzano le antenne, ma in effetti è proprio così. Cioè, il dato fondamentale, ripeto, il virus non sta circolando. E ci sono tre casi solo, e sono tutti e tre sotto controllo. Ho sentito stamattina appunto che i cinesi stanno addirittura in miglioramento, il caso italiano è sempre stato bene. Quindi insomma non ci sono altre segnalazioni né di casi fortemente sospetti, né anche quelli che erano sospetti sono risultati negativi. Quindi insomma direi che è una situazione di massima tranquillità, anche perché, ripeto, il gruppo di lavoro c'è, è pronto ad allargare le iniziative a seconda di quello che ci troveremo di fronte.